Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qua sul nostro canale Gaming Galaxy. È un po' che non si fa sentire. In realtà io non mi faccio sentire da un po', ma sinceramente non c'era niente da dirvi. Quindi mi sembrava brutto continuare a portarmi video su Cyberpunk, che ogni 3x2 stanno buttando fuori video e o news. Quindi a una certa ti rompe anche un po' le scatole a fare video di 2 minuti in cui dicono 3 cose. Quindi aspettiamo il PAX in Australia e invece oggi ci concentriamo su Ancho Down. C'è stato poco fa, circa una mezz'oretta fa, la live. Ho fatto un sacco di screenshot, circa più di 30 credo siano più di 30, adesso vediamo subito quanti sono, tanto siete sul mio, 31 esattamente, perché hanno portato la novità della 1.1 sul test server, che dovrebbe essere già online stasera e che quindi potrete giocare tutti quanti. Ma quello che hanno inserito in realtà non è niente di che, se non per 2 cose secondo me, ma andiamole a vedere e vi spiego un po' quello che troverete sul test server, che ovviamente potrà essere modificato. Quindi non entreremo nel dettaglio perché è totalmente inutile entrare nel dettaglio quando fanno queste live, ma dicono praticamente solo ed esclusivamente quello che andranno ad introdurre nel test server, che potrebbe essere modificato. Quindi aspettiamo comunque la patch ufficiale, poi quando uscirà dal test server, per fare un video molto più completo dove avremo comunque la patch note. Andiamo subito comunque a vedere che cosa hanno combinato. Bene, andranno a migliorare la situazione dei server, che ovviamente, come tutti sappiamo, fanno cagare durissimo, perché i server di Crytek a quanto pare sono tirati su col chewing gum e cadono abbastanza spesso, comunque danno problemi. Ebbene, migliorerà ovviamente la situazione dei server, questo l'hanno detto. Hanno ribadito che sono update che devono essere fatti pian piano e durante gli update, ma che comunque sono necessari per far sì che tutto funzioni alla stragrande. Andiamo avanti, hanno aumentato, o meglio hanno migliorato, tutto quello che riguarda il comprare o vendere le armi quando noi andiamo a utilizzare il menu, quindi di prepartita e dopo partita, e che sinceramente quando l'avevano buttato fuori era un po' un caos, con queste iconcione gigantesche era abbastanza un po' un casino. L'hanno sistemato ed è un'ottima cosa sinceramente, e finalmente hanno inserito il pulsantino rimani con il party, quindi non ci sarà più da invitarsi costantemente ogni fine partita, ma si potrà rimanere con lo stesso party anche se si muore. Quindi aspettiamo che questa implementazione sia arrivi nel server normale. Doveva secondo me essere già messa dall'inizio dell'uscita dell'Early Access di questo gioco, ma vabbè, ci sono arrivati un po' tardi, ma l'importante è che ci siano arrivati. Hanno inserito un roster gear usability, quindi dei pulsantini all'interno, dovrebbe esserci, no, non l'ho fatta quella cosa, vabbè, hanno inserito dei pulsantini in più per quanto riguarda il gear, quindi per tutto quello che potete usare nel vostro under quando lo andate a prendere o upgradare. Questa è un'ottima cosa, è molto più veloce, sinceramente vabbè, è una miglioria molto semplice, niente di eccezionale. Hanno invece cambiato il teammate icon transparency, questo perché dava fastidio soprattutto se si era vicini e c'era un compagno morto, si vedeva il teschione bianco, e se qualcuno si metteva dall'altra parte del teammate non si vedeva, quindi l'hanno cambiato, come possiamo vederlo qua adesso mirando, comunque guardando nella direzione del teammate che è qui in fondo. Io posso zoomare, mi spiace per la qualità dell'immagine, comunque se zoomate come vedete non c'è più l'iconcina del teschio, ma se vi spostate da una parte all'altra ritornerà ad esserci per indicarvi dove è morto il vostro compagno. Bellissimo, ovviamente si è impallato anche tutto questo, che bello. Chiudiamo dove eravamo arrivati, qua. World Change, hanno cambiato dei bei pezzi di mappa, o meglio hanno cambiato quello che normalmente va a fare Crytek, quindi cambiare alcune zone della mappa per renderle molto più giocabili, per renderle soprattutto zone in cui avere la possibilità di combattere contro gli altri, non di camping, non di scontri aperti, ma proprio zone di mappa dove si riesce a fare degli scontri più equilibrati possibili.
Vediamo un attimo, ve li faccio vedere giusto per, come potete vedere sono cambiate un po' di cose all'interno delle varie zone. Come potete notare, qua e qua c'è una griglia, hanno messo le nuove finestre. Come vedete hanno inserito delle scale all'interno e hanno sistemato i tronchi. Qua è la zona di Scupper Lake, questa zona qua praticamente viene cambiata totalmente, come potete vedere è stato inserito veramente un sacco di roba ed è stata aperta la mappa per evitare il camping da questa zona a Scupper Lake. Non male anche qua, che era una zona, se non sbaglio, Ironworks, abbastanza rottura di coglioni perché non si riusciva a colpire da fuori a dentro i nemici, adesso ovviamente si potrà fare. Ultima ma non ultima, hanno inserito delle scale per evitare di saltare, questa è soltanto una stronzata, ma come vedete gli aggiornamenti della mappa è una cosa che Crytek fa abbastanza di frequente, quindi non c'è niente da stupirsi. Andando avanti, questa è la prima e vera novità che verrà introdotta nella 1.1 e che secondo me cambia abbastanza le carte in tavola. Bene, parlando un attimino, quindi concentriamoci un attimo su questa novità, 10 secondi più possono fare la differenza? Assolutamente sì. La maggior parte delle volte la gente scappa avendo gente dietro che le insegue assiduamente e che per 5 secondi non è riuscita veramente a sparargli. 30 secondi sono tanti, per l'amor di Dio sono veramente tanti, però secondo me faranno veramente molto bene per tutti quei conigli che non hanno la voglia, ma soprattutto che sanno che ci sono persone che li stanno aspettando, che vogliono ingaggiare un combattimento e invece scappano pesantemente. Bene, i coniglietti stavolta, è plausibile che qualche gruppo di coniglietti stavolta invece le prenda anche allo spawn. Secondo me è un ottimo update questo, non so cosa ne pensate voi, scrivetelo nei commenti, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. E beh, proseguiamo con le novità. Hanno aumentato l'intelligenza artificiale dei nemici, in questo caso ne hanno cambiati, se non sbaglio, due principalmente. Uno sono i Water Devil, che avranno degli spawn diversi, avranno anche degli aggro diversi tra i vari spawn, quindi se ce ne sono vicini uno o più di Water Devil se ne aggrerà soltanto uno, per comunque loro hanno detto per poterlo colpire o uccidere anche con il corpo a corpo. E per esempio hanno fatto in modo, hanno nerfato leggermente i Mithead, che in questo caso se voi uccidete un attualmente se voi uccidete un vermiciattolo per terra, il Mithead si aggra su di voi. In questo caso l'hanno cambiato, per cui potete uccidere i vermi senza che il Mithead venga aggrato. Ci sono stati altre implementazioni, ma sono generali come al solito, tra aggro, intelligenza varia ed eventuale dei mob, che ovviamente sono abbastanza stupidi essendo zombie. Hanno inserito un sacco di leggendari, in realtà un sacco no, non è vero, hanno messo il Romero 77, secondo me li hanno inseriti solo esclusivamente per i bimbi minchia, perché sono quelli che usano queste armi, quindi il Romero 77 è diventato sgravo come la merda, l'hanno inserito nuovo, ovviamente hanno inserito il Romero Hatchet, chiaramente, molto bella sinceramente questa skin, è veramente veramente molto bella, e questa invece è la skin che ho preferito più di tutte, il Winfield Swift, stile nord americano, quindi stile indiani americani, veramente veramente bello. Questa devo dire che mi è piaciuta particolarmente. Hanno inserito due nuovi Legendary Hunter, uno è il Phantom, è questo qua, come potete vedere ha sia il braccio che la gamba meccanica, la maschera è molto bello, sinceramente è anche molto visibile visto che è bianco e verde, è plausibilmente molto visibile anche in mezzo alle frasche, ma è veramente veramente molto bello. L'altro Legendary Hunter ovviamente è una donna ed è una indiana americana, perché dovevano inserirla anche questa, e ovviamente Tanniki, se non sbaglio, durante la live si è bagnata un sacco perché gli è piaciuta tantissimo. Proseguiamo con nuovi equipaggiamenti che sono stati inseriti. Ce n'è uno che sinceramente potevano evitarselo, che è esattamente la Bohemian Mask, o Mask, non ho ben capito. Vabbè, la Bohemian a distanza, molto semplicemente, è un'arma media, ovviamente ha leggermente più proiettili, più precisa, una cadenza di fuoco migliore. Già era sgrava abbastanza la Bohemian, a lei gli abbiamo dato anche la distanza, perché non basta che un'arma che dovrebbe sparare a 20 metri ti shotta a 100, ebbene gli hanno messo anche la distanza.
potevano evitarsela. Commenti? Bah, se ne avete fateli qui sotto come al solito. E invece quello che ci interessa, che è la figata più pazzesca, è la Choc Bomb. La Choc Bomb è... non è un'alternativa, come hanno detto loro, a una granata fumogena che tutti stanno richiedendo, e sarebbe veramente figa la granata fumogena. È una granata molto molto particolare, perché spegne le fiamme, letteralmente spegne le fiamme. Non solo spegne le fiamme, ma è una granata per cui se tu ci passi in mezzo inizia a tossire, quindi ti fa anche sgamare. Se per caso qualcuno non è sicuro che ci siano dei player, può lanciarla per fare sì che quei player iniziano a tossire, quindi tu riesca a individuarli. Ma la sua principale funzione è quella di non far scaturire le fiamme o spegnere le fiamme. Qui si può vedere tranquillamente, ho fatto degli screenshot, anche se vi dico di andare a vedere il video per quello che si può utilizzare. In pratica fa questa sottospecie, come vedete è una sottospecie di fumo trasparente, quindi si vede di là come se fosse un miraggio, quindi una visuale distorta di quello che c'è dietro la Choc Bomb. E quello che fa molto semplicemente la Choc Bomb non è altro che spegnere letteralmente le fiamme. Ora, fiamme che possono essere spente in qualsiasi tipo di maniera, quindi se per caso un cadavere va a fuoco, lanciato una Choc Bomb smette di andare a fuoco e non può essere, finché la Choc Bomb è per terra non può essergli ridato fuoco. Può spegnere se la lanciate di vicino a un barile, sparato al barile, il barile non esplode. Può spegnere il Butcher, quindi se lanciate la Choc Bomb sul Butcher questo non avrà più le fiamme, non vi potrà più dar fuoco. Stessa cosa vale per gli zombie con in mano le torce infiammate. Instachilla letteralmente tutti gli immolatori, quindi se lanciate una Choc Bomb di fronte a un immolatore e lo aggrate arrivando sulla Choc Bomb, sulla nuvoletta della Choc Bomb, questo morirà istantaneamente. E beh, diciamo che ha molte molte funzioni veramente molto fighe, ma quello che in realtà è la funzione principale è quella di poter spegnere il proprio compagno se per caso va a fuoco, cosa che attualmente non si può fare. Questa è l'ultima ed è quella che è stata, diciamo, messa in campo per ultima come novità, ed è quella che su cui hanno parlato per una mezz'oretta. In pratica fa quello che vi ho detto, andatevi a vedere il video perché fanno vedere 6 o 7 video di quello che può fare la Choc Bomb. È veramente veramente una cosa molto utile. Si potrà prendere finito il training mod, quindi ce l'abbiamo praticamente tutti, ok? Ed è un'arma che non serve da sbloccare, quindi è un'arma come che ne so io, boh, non mi ricordo neanche più quali armi sono da singole. Vabbè, comunque è un'arma che non bisogna sbloccare, la si ha, punto e basta. Bene, spero di aver finito, anzi sono sicuro di aver finito. Ci vediamo con il prossimo video e spero in qualche live, visto che mi è arrivata la linea nuova, devo solo montarla. E GG a tutti quanti, lasciate qui sotto nei commenti quello che ne pensate dell'aggiornamento 1.1. Ciao a tutti!